Hi everyone, sono sempre io, la Sve, benvenuti in questo nuovo vlog. Buon anno, buon 2018, questo è il primo video. Benvenuti in questo nuovo vlog. In questo vlog vi farò vedere quello che ho fatto a Dublino. Sono stata là 2 giorni, ci saranno 2 video. Infatti, questo video vedete il primo giorno, quello che ho fatto. E niente, vi lascio al video. Enjoy the video. Ciao raga, oggi sto andando a Dublino, quindi sto aspettando il treno, quando arrivo vi faccio vedere. Ragazzi, sono appena arrivata a Dublino, yay! Non so neanche dove andare, cosa fare, eccetera, non so niente. Intanto scendo le scale. Raga, questo è Dublin. Ragazzi, il canale grande, non ci credo. Sembra un po' diverso da Venezia, però va bene. Oh, piccolo scoiattolo! È verde, cazzo, devo passare io. Adesso tutte le macchine ferme, io qua a fare video, porca troia. Raga, per non farci mancare niente, adesso da H&M, tanto ho un po' di tempo prima di fare il check-in all'hotel, yeah. Raga, mi sento un po' a casa, c'è il kebabaro qua. Via di kebabaro. Raga, l'albero di Natale, yeah! C'è l'albero di Natale! Ragazzi, siamo al parco. Vi ho portato al parco. Questo è il parco, bellissimo. Qua, se volete, potete dare da mangiare a uccelli, piccioni, come in Piazza San Marco. Pieno, gabbiani, oddio, cazzo, ho rischiato la morte, piccione, sacco di gabbiani. Gabbiani impazziti, raga, e c'è una papera nera. Un altro stagno. Yay. Ciao gabbiano, ciao gabbiano, non mi guardare, non mi guardare, che minchia guardi, che minchia guardi, mio Dio. Ragazzi, questa è la National Gallery irlandese, yeah, andiamo a fare un po' di cultura, va là.
al vero finale c'è sta tutto rosso. Tutto rosso. Sono nella zona rossa di Dublino, ragazzi. Speriamo di trovare. Dove sono qua le ragazze in vetrina? Oh. Dov'è che sono? Oh. Ma come? Zona rossa! E c'è la United Color of Benton! C'è il Benton! Come si fa? Raga, ci sono anche i cavallini, poveri cavallini, povero cavallino, sto solo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, un commento, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo episodio con la seconda parte del mio giorno, dei due giorni che ho passato a Dublino e niente, Happy New Year!